L'ambientalismo che stava nascendo in Italia era un ambientalismo in gran parte, non totalmente, però in gran parte sganciato dalle questioni tecnico-scientifiche. C'erano i biologi, c'erano i naturalisti, c'erano i cultori, c'era un archeologo, un cultore del paesaggio. Tu sei stato uno dei primissimi invece di formazione tecnico-scientifica. Erano i problemi miei, perché dovunque tu lo girassi, la popolazione la devi sfamare, e per sfamarla devi produrre cereali e soia e carne, eccetera, che è roba del mio mestiere. E se l'acqua si inquina, chi la inquina? Chi ci mette dell'acido solforico dentro? È perché l'acido solforico lo maneggia da qualche parte. Quindi, insomma, io l'ho sempre sentito come mestiere mio, capisci? E quando si parla di scarsità delle risorse, dice, non c'è più goma, per forza. Aveva raccontato Ciusa che questi siringhero stagliavano le alberi per far più presto, eccetera. Quindi, questi problemi di scarsità, questo lo raccontavamo ai nostri studenti negli anni 60, mi ricordo, era proprio una geologia, insomma. Ma quello che in qualche modo ti stavo chiedendo è questo. Tu nei primissimi anni di impegno non hai trovato molte persone della tua formazione in questo mondo, in qualche modo. Direi di no e Sono arrivati dopo, semmai. direi che in generale non ha neanche capito che era un problema di oggetti, di corpi naturali, eccetera, di materia. Direi che l'unico che ha scritto con questa attenzione è stato Commoner, il quale era un chimico, e per questo lui parlava. Se tu leggi Il cerchio da chiudere, è un discorso che io condivido, che un chimico fa, insomma. Tu dici, i detersivi sintetici ne hanno effetto sull'ambiente perché non sono biodegradabili. Quindi con Commoner tripa ancora che una sintonia politica, che una sintonia, diciamo, di competenze, se Sì, vuoi. direi che sì, no, non c'è dubbio. Sì, no, non abbiamo mai parlato di questo direttamente, ma i suoi scritti erano scritti in merceologia, insomma, forse tu li Esempio. leggi, no? E dice il carbone, il petrolio, perché il petrolio fa male? Perché il petrolio è leggero e quello pesante. Insomma, se non hai una buona, no, non dico una buona, una certa attitudine a andare a vedere che cos'è il petrolio, e non capisci perché c'è il colore leggero e quello pesante, perché dipende dalle molecole, insomma, e questo si impara in chimica. E tutto il discorso dei limiti dello sviluppo e dell'inquinamento, in definitiva, è figlio delle reazioni chimiche. È la prima cosa che si impara in chimica, è il principio di conservazione della massa. Quindi se te impieghi 10 kg di una roba per ottenerne 7 di un'altra, gli altri 3 sta tranquillo che è inquinamento. Se tu hai fatto i conti, tante molecole di qua, tante molecole di là, sai anche con che cosa stai inquinando, che cosa. Dice il BOD, eccetera. Se non hai chiaro che cos'è la richiesta di ossigeno e perché nelle acque dei fiumi ci sono dei microbi che si mangiano le molecole e consumano ossigeno, e tutto il discorso delle alghe, eccetera, diventa un discorso emotivo, e il resto lo capisci se sei del mestiere, diciamo. Chi sono in quegli anni, a partire dal 70 in poi, le figure che ti colpiscono, con cui ti leghi, cioè delle figure importanti secondo te nel panorama dell'ambientalismo? Questa è una domanda interessante, perché mi dispiace di doverlo dire, a conti fatti non sono mai stato amico di nessuno. Non sono un carattere fatto così, l'avrai capito tu, no? Sì, direi che se dovessi elencare le persone, con tante persone ho avuto rapporti, ma dire che sono stato amico di Cederna,
direi proprio di no, ci conoscevamo, scherzavamo insieme, ci telefonavamo ogni tanto, eccetera, no? Ma dire dei rapporti intensi, non so, come ho avuto con te, con Poggio e così, e con pochi altri, direi poche persone. Uno di quelli con cui ho avuto più rapporti, perché era un po' come me, scanzonato e irriverente, è stato Bettini. Perché con lui ci trovavamo, pigliavamo in giro tutti, e poi lui era uno di quelli che avevano capito, non ha un'educazione da... Un geografo Bettini. Non ha un'educazione da tecnico, no? Però queste cose le capisce. Ecco, con lui ho avuto più amicizia, facevamo dei congressi, i primi congressi, anche scherzavamo, poi andavamo in giro tutti. Poi c'è stata con Bettini questa avventura della rivista Ecologia, che anche fu sì. interessante all'epoca. Per bene, che siamo stati amici. Sì, è stato molto interessante, sì. E per esempio con la Lega Ambiente, sì, sono stato attivo dentro, sono stato fondatore, eccetera. Ma non sono mai stato amico né di Realacci, né di Chicco Testa, che ci incontrava. Con la stessa Laura Conti avevamo rapporti, ma non posso dire che eravamo amici, no? No, direi che da questo punto di vista delle persone ne ho conosciute tante. Allora se tu mi dici chi sono le persone significative, te le elenco, Laura Conti, il primo Testa, il primo Realacci, Pratesi, Cederna, Todisco, che era un altro tipo divertente, matto anche quello, lo stesso Bassani, con questi ho avuto rapporti su problemi così, diciamo, fra virgolette, di ecologia, eccetera. Un po' con Giovanni Berlinguer, ma di nessuno direi che sono stato un amico.